Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi. Ecco, possiamo dire che in questo decimo Radio Days veramente Sasso Marconi dispiega tutte le sue potenzialità legate al nome di Marconi. È vero, cosa succede in questi giorni? Sì, è il decimo anno e quindi sottolineare che 10 anni dall'idea di essere una manifestazione molto importante che sta nel tempo. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, abbiamo un programma molto vario con dei workshop, con ovviamente il premio Città di Sasso Marconi e quindi personaggi importanti come Nelly Gruber, Linus, Bergonzoni e siamo di livello internazionale, abbiamo la presenza anche di un senatore americano, abbiamo un'iniziativa di Viale Grifone, abbiamo i convegni tecnologici, pensiamo di avere fatto forse un piccolo festival della comunicazione nel nostro piccolo, però il rilievo secondo me diventa un rilievo ormai già nazionale, di questo siamo molto contenti e orgogliosi. Sì, vediamo che abbiamo dei personaggi anche del mediatici, da Lilli Gruber a tanti di Reporter, insomma, e poi è molto è vario il programma, no? È sia tecnico ma anche divulgativo. Sì, l'idea è quella, da un lato, di guardare l'aspetto più tecnico e innovativo, dall'altro anche divulgativo, abbiamo le cose con le scuole, abbiamo la presentazione anche di libri, perché abbiamo la presentazione del libro della mamma del povero Arrigoni, dei nostri premiati, abbiamo il libro della Bice Biagi, della Lilli, quindi l'idea è proprio quella di fare un momento di divulgazione, di vivere la città insieme, tutto nel nome di Guglielmo Marconi, che ovviamente è il personaggio che aleggia su tutta l'iniziativa.